Oggi ti voglio parlare del metodo sillabico, un percorso strutturato in quattro libri delle edizioni Erickson. Da un po' di tempo abbiamo anche la versione software, di cui ti parlerò alla fine del video, che ho potuto provare gratuitamente e per cui ringrazio le edizioni Erickson. Ma cominciamo subito. In questo video guarderemo la teoria alla base del metodo sillabico, come funziona e alcune riflessioni per capire quando utilizzarlo, quando è meglio utilizzarlo e i vantaggi che porta. E infine ci dedicheremo anche al software. Parliamo innanzitutto del percorso di alfabetizzazione. Che cosa è? È il momento in cui impariamo a leggere e scrivere, cioè trasformare un messaggio uditivo in messaggio visivo e viceversa. Nel dettato trasformiamo un messaggio uditivo in visivo, nella lettura a voce alta trasformiamo il messaggio visivo in messaggio uditivo. Quindi c'è una componente grafica, il grafema, e una componente fonetica, il fonema, il suono. Per esempio la lettera F, cioè il fonema, il suono che ti ho appena detto, e il segno grafico. Vi è però anche una capacità, una consapevolezza molto importante, la consapevolezza fonemica. Vale a dire che un bambino, quando si appresta a imparare a leggere e a scrivere all'inizio della scuola primaria, dovrebbe già essere in grado di distinguere i singoli fonemi di una parola, senza conoscere le lettere. Per esempio, dire che la parola mela è formata da m più e più l più a. Ecco, questa è una consapevolezza fondamentale per cominciare ad apprendere la lettura e i processi di lettura e di scrittura. Ma non tutti i bambini all'inizio della scuola primaria hanno questa capacità. E quindi come possiamo fare? In questo caso ci viene in aiuto appunto il metodo sillabico, che no, propone di non cominciare con i singoli fonemi, ma subito dalla sillaba. Perché non il fonema ma la sillaba? Perché il fonema è molto più astratto, non lo utilizziamo nel linguaggio comune, non, il suono f, v, t, p difficilmente viene utilizzato, quasi praticamente mai viene utilizzato nel linguaggio, mentre la sillaba per un bambino è molto più stabile, è un singolo atto articolatorio e la conoscono. Se ci pensiamo è molto simile al modo in cui hanno appreso a parlare. Come nella lallazione, per esempio, babbo, mamma, pappa, sono molto simili a delle sillabe. E quindi il metodo sillabico dice partiamo dalla sillaba e non dal fonema. Inoltre, un bambino è già in grado di sillabare una parola: banana, mela, patata. Sono abilità che è molto più facile che già abbiano rispetto alla consapevolezza fonemica di cui ti parlavo prima. Allora andiamo a vedere nel dettaglio come funziona il metodo sillabico. Normalmente quello che viene fatto tradizionalmente a scuola è quello di presentare i singoli fonemi, in particolare le vocali, quindi A, E, I, O, U, e successivamente passare alle consonanti, per esempio la consonante S. E poi unirla alle singole vocali, quindi sa, se, si, so, su, e così via, consonante con le cinque vocali e così via. Ecco, nel metodo sillabico noi andiamo a proporre direttamente una sillaba già composta. Per esempio, la sillaba si, la sillaba successiva che andremo a presentare sarà molto molto distante sia graficamente che foneticamente dall'altra. Quindi non un'altra sillaba del gruppo S, ma proprio un'altra. Quindi, per esempio, mo. Mo è graficamente molto diversa dalla sillaba si e anche foneticamente, infatti, è una nasale rispetto a si, che è una fricativa. Quindi, tantissima distanza, il bambino comincerà da subito a distinguerle, a riconoscerle, a riscriverle, a fare varie attività, ad ascoltarle nelle letture, a cercare di riconoscerle graficamente e foneticamente, e da subito, con le prime sillabe, per esempio, dopo mo potremo presentare re, e già con queste tre sillabe cominciare a fare piccole attività di scrittura e di lettura, per esempio more, sire, alcune parole che già si possono formare con queste sillabe.
sillabe che hanno la struttura CV, consonante vocale. Nel metodo sillabico non vengono presentate sillabe VC come al, come al, el, il, ol, ul, per capirsi. Quando iniziano a essere molte le sillabe presentate, il bambino imparerà a sistemare le varie sillabe in una tabella sillabica. Questo passaggio è molto importante perché il bambino lavorerà su queste sillabe, le inserirà in alcune tabelle, e questa tabella è proprio uno di quegli strumenti che aiuterà il bambino o la bambina a sviluppare quella componente, quella consapevolezza fonemica che prima non aveva. E man mano che lavorerà con queste sillabe, capirà anche i vari gruppi, come quelli che di solito vengono presentati all'inizio. E vi devo dire che veramente molto spesso tanti bambini si scoprono, senza neanche loro pensarci, all'improvviso che dicono: oh, ma io conosco questi singoli suoni e non solo la sillaba. È molto bello quando succede. E quindi, quando tutte le sillabe CV dell'alfabeto della nostra lingua vengono presentate, si passerà anche a sillabe più complesse, fino ad arrivare poi alle differenze ortografiche più difficili. Questo è un percorso che aiuta appunto i bambini a sviluppare la consapevolezza fonemica non prima, ma durante il processo di alfabetizzazione. Come vedi, io l'ho sintetizzato, ti consiglio di andare ad approfondire. Io questo metodo l'ho utilizzato e l'ho trovato molto utile, specialmente con i bambini che avevano dei ritardi nel linguaggio, nello sviluppo del linguaggio, ma anche con bambini che avevano l'italiano come seconda lingua. È un metodo che aiuta, proprio perché non c'è bisogno di distinguere i singoli suoni, ma si capisce piano piano. È un metodo che può essere usato in vari momenti. Può essere, per esempio, utilizzato all'inizio di una scuola primaria, quando vediamo che la classe in ingresso è molto eterogenea, perché un vantaggio di questo metodo è che veramente cerca di non lasciare indietro nessuno. Io non penso che esista un metodo unico e inequivocabile per ogni materia o per ogni disciplina. Penso che questo però possa essere preso in considerazione in questi momenti. O per esempio per un bambino o una bambina con disabilità che nel corso del tempo ancora non ha appreso ad imparare, non ha appreso la lettura e la scrittura, è fondamentale, anche perché sono abilità da imparare. Oppure, quindi ci sono varie situazioni in cui può essere preso in considerazione. Il metodo è anche consigliato come percorso di potenziamento. Possono anche utilizzarlo i genitori come potenziamento a casa. L'importante è che siano affiancati da un insegnante che lo ha consigliato. Ecco, questo assomma in linea un po' il metodo sillabico. Come ti ho detto, ho utilizzato anche il software. Io ho utilizzato il software per il primo e il secondo volume e devo dire che è molto accattivante. Viene presentato un viaggio che i bambini apprezzano molto nelle varie isole, dove si può sperimentare attività metafonologiche, attività con le sillabe, la tabella sillabica. È molto molto bello e è arricchito anche con un glossario e anche delle domande guida che aiutano anche ad avere più consapevolezza del metodo. Quindi, se questo video ti è interessato, se questo video spero ti sia piaciuto, ti invito a iscriverti al canale, a commentare per proporre anche altri metodi utili nell'apprendimento della lettura e della scrittura, e anche a farmi sapere se hai provato ad approfondire dopo questo video. Io ti ringrazio e ci vediamo presto. Ciao!